Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Dopo la sconfitta di Firenze torna la Juventus, la squadra di Allegri in formato tutto attacco con tre punte, batte la Lazio per 2-0 allo Stadium. Due gol nel primo tempo firmati Dybala, Higuain. Sentiamo dei protagonisti. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, hanno giocato da squadra e hanno fatto una bella partita sotto l'aspetto difensivo e offensivo. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla e quindi credo che... hanno regalato una bella domenica a tutti, a me, alla società, ai tifosi, e credo che la gente che è venuta alla stadio si sia divertita. Abbiamo anche concretizzato con la vittoria, non abbiamo subito gol e quindi credo che sia una bella domenica. Un altro passo verso lo scudetto, ne mancano ancora tanti da fare e vanno fatti con grande equilibrio e umiltà. Siamo stati disciplinati sul campo, ordinati. Difeso molto bene tutti insieme, concesso veramente pochissimo, quindi la Juve oggi ha meritato, ha dominato tutta la partita e è stato, penso, una bella Juve da vedere. E invece crisi in casa Torino, la squadra di Sinisa Mihajlovic vede sempre l'Europa più lontana. A Bologna sconfitta per 2-0 per i Granata, firmata dall'ex Zemaili, autore di una doppietta. C'è poco da dire su questa partita, perché abbiamo giocato in maniera troppo scolastica e prevedibile, e ci sono mancati spunti e giusta intensità per cercare di vincerla. È tutto qua. Abbiamo perso in campionato 7 partite, su quali 6 in fuori casa, perciò è chiaro che abbiamo i nostri pregi, ma abbiamo anche i limiti da correggere. Perciò il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibile, visto che il girone di andata abbiamo fatto record di punti, ma evidentemente non basta per lottare con quelli davanti. Però non bisogna perdere entusiasmo, bisogna continuare della prossima partita, che sarà una partita difficile, giocare come sappiamo e vincerla. L'Alessandria Calcio vince in rimonta per 2-1 sulla Lucchese e allunga in classifica sulla Cremonese. Mister Piero Braglia si affida al solito 4-4-2 e agli stessi 11 della trasferta di Livorno. Dopo i primi minuti di marca grigia sono gli ospiti a prendere in mano le redini del gioco. Al 20° sono proprio i toscani a passare in vantaggio. La difesa locale si fa sorprendere da una rimessa laterale e Fanucchi serve un liberissimo De Feo che batte Vannucchi con il mancino. 1-0 a sorpresa per gli uomini gallerisi, abili in questo caso a sfruttare una disattenzione avversaria. Al 40° i toscani vanno vicini al raddoppio. Gargiulo viene lanciato a rete da De Feo con la difesa che fa male il fuorigioco, ma il pallonetto del numero 20 è fuori misura. Al 43° i padroni di casa sfiorano il pari. Branca mette in mezzo una gran palla per Boccalon che da ottima posizione di testa centra in pieno il palo. A inizio secondo tempo, Sesto entra in campo al posto di Marras e la partita cambia volto. 52° Barlocco crossa sulla sinistra trovando Boccalon che di testa manda alto. 3 minuti dopo, lo stesso Barlocco servito da Celiac va alla conclusione con il mancino, ma Nobile blocca in due tempi. 1 minuto più tardi, Gonzalez serve Iocolano che va al tiro, ma il portiere devia in corner. Il gol è nell'aria e arriva al 61° quando Gonzalez triangola la grande con Boccalone andando poi a concludere imparabilmente con il destro. Sono 15 ora le reti in stagione per l'argentino che raggiunge così forte in vetta alla classifica cannonieri.
Al 71esimo i Mandroni ribaltano la partita. Sestu viene atterrato in aria e l'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto si presenta Gonzalez che con il suo sinistro spiazza il portiere portando avanti i suoi. Il bomber sudamericano sale quindi a quota 16 gol e torna in vetta da solo nella graduatoria dei marcatori del girone A. Al 75esimo uno scatenato Sestu ci prova con un bel destro da fuori area, ma Nobile respinge al lato. Al 78esimo la difesa Alessandria lascia spazio a Merlonghi che dalla destra tenta un tiro cross che però attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazioni. Nella finale non accade più nulla e la capolista può così gioire per essere riuscita a raddrizzare le sorti di una partita che si era inizialmente complicata. Queste le parole di Piero Braglia. Perché tranne che su un fallo laterale è la seconda volta che ci capita, però fa parte quando si rinizia, no? Ancora dobbiamo capire che certi sbagli poi ci possono costare cari. I grigi ora a più 7 sulla Cremonese, seconda, tornano in campo domenica prossima ad Arezzo per un importante scontro diretto ad alta quota. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. L'Associazione Didattica Museale e il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria presentano Viaggio nel Tempo, visita guidata per bimbi e famiglie alla mostra Dinosauri. Costo 8 euro a partecipante, comprensivo di biglietto d'ingresso alla mostra. Durata 1 ora e 15 minuti circa, consigliato per bimbi dal 6 anni in su. Prenotazione obbligatoria al numero 334-8053-212. Occorre un numero minimo di 15 partecipanti ed almeno un accompagnatore deve essere presente durante l'attività. Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, via Brigata Liguria 9, Genova.